Amici di Rassegna Metropolitana, siamo con l'avvocato Giardina che stasera si fa portavoce dell'azione del popolo inquinato qui ad Augusta e porta avanti appunto quella che è una battaglia ormai forte, che cerca di trovare più riscontro da parte della sensibilizzazione della popolazione. Avvocato, qual è stata l'iniziativa oggi qui e quali erano gli intenti di questa giornata? Gli intenti di questa giornata erano certamente quelli di far conoscere alla popolazione quali sono queste azioni legali che già stiamo promuovendo, sono già pendenti dinanzi ai tribunali delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale della Sicilia, quindi Milazzo e Gela. Quindi anche in questa sede, anche in quest'area ad elevato rischio di crisi ambientale, vorremmo poter, con l'aiuto, con la collaborazione della gente, promuovere queste iniziative legali che sono, abbiamo detto, abbiamo spiegato, sia di natura inibitoria, quindi intese alla cessazione, a chiedere la cessazione di attività emissive inquinanti o di fatti di illecito ambientale, ma anche ai fini del risarcimento dei vari profili di danno. Vorremmo che la popolazione prendesse coscienza di questa possibilità, di queste azioni concrete, che non si fermasse alla sola denunzia di questi fatti, ma che facesse seguito alla denunzia azioni concrete ed efficaci, perché l'ordinamento ci consente di avere questi strumenti processuali. Anche un'azione collettiva, civile, intesa a chiedere il giusto, legittimo risarcimento dei vari profili di danno, dal danno patrimoniale al danno morale soggettivo, cioè vale a dire il perturbamento psichico che si subisce, la paura di ammalarsi, i danni esistenziali che sono riconducibili a questa situazione, vale a dire l'alterazione delle nostre abitudini di vita e quant'altro. Non è solo, cioè, purtroppo un danno biologico, quello alla salute, quello relativo a malattie contratte, che legittima questo tipo di azione, ma vi sono tanti profili di danno. Questa è anche la novità di questa azione: far capire alle persone, far prendere coscienza di questa possibilità, perché crediamo che oltre alla tutela inibitoria anche quella risarcitoria, che toccando nelle tasche le industrie che siano rese responsabili di fatti di illecito ambientale, si possa iniziare davvero a cambiare le cose. E quindi noi oggi sarà l'inizio di un percorso, quindi saremo altre volte qui nell'area, nella provincia di Siracusa, magari anche ad Apriolo, a Melilli, nella stessa Siracusa, per far conoscere alle persone e quindi chiarire, quindi rispondere alle loro richieste di chiarimento, di conoscenza di questa azione. Capisco, so che qui oggi avevate presente la bozza di un atto che appunto contiene proprio tutto questo. Sì, siamo riusciti, diciamo, in pochi mesi, ma con grandissimo lavoro, ad elaborare una prima bozza di questo atto. È un atto piuttosto corposo, non è stato semplice sintetizzarlo, perché quando si parla di oltre 100-150 pagine, perché talmente tanti sono gli elementi che noi abbiamo individuato e ricercato a fondamento della nostra azione, che davvero, diciamo, è stato un lavoro complesso, difficile, ma che testimonia che non si tratti di azioni temerarie promosse senza fondamento, ma si tratta di azioni concrete che si basano su studi attenti e specifici dello stato di inquinamento ambientale, delle autorizzazioni integrate ambientali delle industrie, dei rapporti ambientali, delle attività di reporting delle stesse industrie, dei dati di rilevamento della qualità dell'aria. Quindi è un lavoro insieme legale e tecnico-scientifico. Capisco. Avvocato, quali saranno i prossimi passi? Sicuramente più presenza nel territorio, altre giornate come questa e poi? Altre giornate come questa, magari oggi molte più circoscritte, cioè cercheremo anche di creare, non lo so, degli incontri presso le sale delle parrocchie, verso le sale dei singoli comuni, per incontrare le persone, fornire i chiarimenti debiti. Ovviamente le persone sono libere, poi saranno libere di scegliere o meno di intraprendere queste azioni, ma questo sarà un percorso lungo, certamente non semplicissimo, ma ci metteremo tutta la nostra volontà, noi e il popolo inquinato di Siracusa. Io sono di Milazzo, ma ci sono tanti. Chiaro che coinvolge tutta la provincia e oltre. Esatto. E speriamo che entro quest'anno di poter licenziare una prima azione collettiva e quindi di dare già l'esempio
a tutti gli altri per ulteriori azioni. Speriamo che entro dicembre di poter promuovere una prima azione davanti al Tribunale di Siracusa. Grazie. Grazie Avvocato Giardina per la sua disponibilità. La rassegna metropolitana è tutto. Jessica Bellistri.